Adesso andiamo a Forlì, dove coloro che si sentono così arrabbiati da spaccare tutto forse potrebbero aver trovato una soluzione ai loro problemi. Ce la racconta Matteo Parlato, che è andato proprio lì. Vediamo. Salve. È tutto a posto. Siamo a Forlì, nella Camera della Rabbia, e qui questo è normale. I miei clienti in generale sono sia uomini che donne, hanno un'età compresa fra i 20 e i 40 anni. La differenza è che le donne sono molto più arrabbiate degli uomini, spaccano tutto in poco tempo. L'idea è venuta navigando in internet. A novembre ho visto questo sito che parlava di rabbia e dal di lì in poi ho detto: perché no, in Italia non fare una camera della rabbia? La gente è sempre di più arrabbiata e quindi questa è fatta apposta per questa gente, tra virgolette, arrabbiata. Una storia già raccontata da Gianni Rodari, un palazzo costruito per farlo demolire dai bambini. E quando i piccoli furono esausti, gli adulti presero i martelli, picchiando tanto di gusto che ogni colpo si sentivano ringiovanire. Ma era solo una favola.